quando vedranno quelli che ci hanno dato la firma, quando vedranno noi che cosa diremo e che cosa faremo, capiranno che c'è una bella fetta della popolazione italiana senziente e cosciente che non li seguirà. Ecco perché il non voto è importante, perché col non voto tu gli fai vedere che te puoi fare quello che vuoi. Mi puoi levare alle spiagge, mi puoi costringere a scuola a portare i transessuali a fare lezioni, puoi fare quello che vuoi. Io non ti ho legittimato, io non ti seguo. Dunque io farò, scusatemi l'espressione cruscante, ma rende bene l'idea, lo stracatacazzo che mi pare. Come l'abbiamo fatto in questi 4 anni, quando la gente diceva: ma che fai? Esci di casa, puoi morire. Io mi dice: c'è più possibilità che io muoia per un morso di uno squalo bianco. 58 milioni di possibilità su una, che non andare fuori e morire per il Covid. Ma ci ha insegnato. E se siamo qui tutti insieme oggi è perché dobbiamo ringraziare la psicoinfo pandemia, perché da avere persone intelligenti, da esseri umani pensanti e non bestie parlanti come ci dipingevano, abbiamo preso il loro male e lo abbiamo trasformato nel nostro bene. Grazie a cosa? Anche a quello che doveva servire per fotterci tutti, allo strumento del demonio, il telefonino. Il telefonino non è uno strumento del demonio, è come lo usi, che è dannoso. E noi da persone intelligenti l'abbiamo preso e è diventato il nostro modo di comunicazione, quello che ci ha consentito di essere anche qui oggi, quello che ci consentirà insieme primariamente alla nostra volontà, alla